Quindi l'infinito perfetto indica un'azione che è avvenuta prima rispetto a quella espressa dalla principale. Continuiamo con l'infinito perfetto e consideriamo ancora un altro caso. Publio è contento per il fratello. Sciebam fratrem meum a pedagogo laudatum esse. Sapevo, dice, che mio fratello era stato lodato dal pedagogo. Esaminiamo la sua affermazione. Sciebam allora fratrem meum a pedagogo laudatum esse. Sapevo allora che mio fratello era stato lodato prima di allora, cioè prima del momento in cui io sapevo, dal pedagogo. In questo caso, l'infinito perfetto esprime sempre un'azione anteriore rispetto a quella della reggente, sciebam. L'infinito futuro esprime la posteriorità, indica cioè un'azione che avverrà nel futuro. Cesare, impegnato nella campagna di conquista della Gallia, ha ricevuto una epistola dalla terza moglie, Pompea Silla, sposata nel 68 a.C., dopo la morte di Cornelia. Pompeia Sulla Cesari suo salutem dicit. Pompea Silla saluta il suo Cesare. Puto te quam primum ad me per venturum esse. Facut valeas. Esaminiamo la frase che contiene l'infinitiva. Puto te per venturum esse. Puto adesso, io ritengo adesso, te quam primum per venturum esse, che in futuro tu arriverai quanto prima. Il futuro, l'infinito futuro, dunque esprime nell'infinitiva un'azione che dovrà accadere dopo, in futuro, rispetto a quella della principale. Perché Cesare ha scritto i commentari de Bello Gallico, cioè il racconto articolato della campagna di conquista della Gallia? È lui stesso a dircelo. Putabam commentarios meos de Bello Gallico a multis lectum iri. Ritenevo che i miei commentari sulla guerra gallica sarebbero stati letti da molti. Esaminiamo questa affermazione. Putabam è la principale. Ritenevo allora commentarios meos lectum iri è l'infinitiva con l'infinito futuro. Putabam credevo allora che il mio racconto della guerra gallica sarebbe stato letto in futuro da molti. Anche in questo caso l'infinito futuro esprime un'azione che avverrà nel futuro, ma dal momento che l'infinitiva dipende da un tempo storico, putabam, l'infinito futuro è stato tradotto con un condizionale passato, sarebbe stato.